Presidente, degli impianti di risalita dei Prati di Tivo e Prato Selva si parla spesso, ci sono possibilità di riapertura per l'estate effettivamente? Gli impianti, come dalla sentenza del giudice, purtroppo una vicenda partita prima del mensilamento, il giudice ha assegnato la gestione e la custodia alla società di Finori, non conosciamo le modalità con le quali verrà effettuata questa gestione, ad oggi noi non siamo stati informati di alcuna apertura, naturalmente la provincia rimane sulla posizione che gli impianti devono essere venduti a un imprenditore, che sia lo stesso Finori che può acquistare gli impianti o ad altri, affinché possano essere gestiti al meglio per fare partire tutto il territorio montano. Un territorio che potrebbe anche ripartire con l'installazione della zipline, insomma, di cui si sta parlando da un po'. Sì, la zipline è un progetto finanziato che è passato attraverso la provincia di Teramo. Stiamo adesso definendo le fasi procedurali di compatibilità ambientale e paesaggistica con i comuni, con il parco, affinché l'impatto sia il minore possibile e soprattutto la struttura sia funzionante e funzionale allo sviluppo della montagna. Passando da un comune all'altro le chiedo e tento di chiederle, sarà contento di un assessorato per Mimmo Sbraccia? Sì, sarò contento, abbiamo chiesto due assessorati perché pensiamo che il nostro contributo, grazie anche attraverso l'attività dell'amministrazione provinciale, può essere più proficuo per la città di Teramo, quindi abbiamo chiesto un doppio assessorato, chiaramente diverso per genere, per dare un maggior contributo e una marcia ancora più veloce a quella che è l'amministrazione comunale.